Viaggiare in Iran significa tuffarsi nel tempo alla scoperta di civiltà e leggende che sembrano appartenere solo ai nostri sogni d'infanzia. È un paese immenso, grande quasi 6 volte l'Italia e attraversato da uno sterminato deserto, situato su un altipiano superiore ai 1500 metri, che permette un habitat e un clima assolutamente unici. Culturalmente il paese si identifica con l'antica Persia, un grandioso universo di popoli, di lingue, di religioni, di conquiste e di conquistatori, un immenso libro di storia naturale che ci racconta le origini stesse della nostra civiltà. Qui siamo a Yazd, nel sud del paese, dove scopriamo la prima testimonianza di questa storia così antica, le mitiche Torri del Silenzio. Si tratta di antichissimi luoghi di sepoltura costruiti dai seguaci della religione zoroastriana, una delle prime dottrine monoteistiche della storia, fondata appunto da Zoroastro, meglio conosciuto in Occidente come Zarathustra, un filosofo profeta nato e vissuto in Iran fra il 1000 e il 500 a.C. Per i zoroastriani nulla deve contaminare la terra e l'aria, quindi gli stessi morti venivano posti sulla sommità delle torri e lasciati in pasto agli avvoltoi. Un'usanza tramandatasi nei secoli e cessata solo 50 anni fa. Sempre a Yazd incontriamo poi un'altra importante testimonianza della lunghissima storia di questa terra, sempre legata al culto di Zoroastro, un braciere il cui fuoco sacro, giurano i fedeli, arde da circa 2500 anni, proprio l'età del grande profeta che sembra vegliarlo con la sua ieratica immagine. Da almeno 3000 anni le grandi distese iraniane sono state la terra dei re dei re, e solo viaggiando per il paese si potrà capirne il motivo. Il grande altopiano che va dal Mar Caspio al Golfo Persico, infatti, è un'immensa pietraia azzurra e grigia, costellata di radi territori agricoli, vere oasi di fertilità e vita civile in un mare di silenzioso isolamento. Inevitabile quindi il nascere di una cultura mobile che obbligava a trasferire uomini e greggi in cerca di pascoli e commerci. Solo un'autorità reale quindi, con la forza dei suoi eserciti, poteva proteggere le tribù dalle aggressioni improvvise e selvagge. Così, lentamente, sorge la cultura delle carovane che trasportano merci preziose come le spezie e i profumi. E con le carovane nasce il caravanserraglio. Veri e propri motel del deserto, queste costruzioni, spesso fortificate e situate accanto a bellissime oasi, permisero per millenni il riposo e l'approvvigionamento a migliaia di carovane, costruendo lentamente la base commerciale del paese e contribuendo, con le loro stupende architetture, a creare un grande museo all'aperto di costumi antichissimi. Thank you.
È sempre nei pressi di Yazd, l'albero più antico dell'Iran e forse del mondo intero, un grandioso cipresso che, giurano gli iraniani, supera i 5.000 anni di età. Il vero e unico testimone vivente di imprese leggendarie. L'albero è naturalmente venerato come sacro ed è un'usanza tipica di qui per le donne locali appendere ai suoi rami oggetti votivi come augurio o ringraziamento alla divinità. Un esempio suggestivo della grande cultura del deserto si potrà incontrare nei pressi di Nain, la cittadina famosa per i suoi stupendi tappeti. È stavolta un museo vero, un museo del deserto, dove sono stati ricostruiti ambienti e situazioni appartenute alla consuetudine di secoli di vita e lavoro, ambienti poveri ed essenziali, carichi di profondo fascino. A Shiraz, una delle più belle città del paese, entriamo invece nel mondo dei potenti, visitando la cittadella voluta da Karim Khan per rivaleggiare con quella di Isfahan, l'altra grande città storica dell'Iran. Il castello è magnificamente conservato e dà una buona idea del potere e della cultura appartenute al Medioevo iraniano. Sempre nei pressi di Shiraz, poi, incontriamo un'antica città che ci porta inevitabilmente a parlare dello scontro fra il mondo persiano e quello romano. Anche se in questo caso non assistiamo al trionfo del mitico popolo degli imperatori, bensì ad una loro disfatta. Siamo infatti a Bishapur, una città imperiale sasanide che, come rileva un'iscrizione del 266 d.C., fu costruita dal re Shapur dopo la sua vittoria sull'imperatore Valeriano. Shapur costruì un grande centro urbano circondato da mura costellate ovunque da grandi torri circolari e capace di ospitare sembra 80.000 persone. I recenti scavi hanno messo in luce una serie di edifici sontuosi che comprendono una struttura palaziale dotata di una massiccia sala delle udienze a pianta cruciforme e di grandi sale accessorie abbellite da splendidi mosaici policromi e pitture murali. Troviamo poi la residenza privata dell'imperatore, un tempio a pianta quadrata e addirittura una lussuosa residenza per il prigioniero più importante, lo stesso Valeriano. Il tutto era arredato da preziosi mosaici, oggi conservati al Museo di Teheran, che rappresentano scene di corte con donne e uomini seduti su morbidi cuscini, musicanti, scene di ballo e rappresentazioni della famiglia reale. Una città modernissima per il tempo, quindi, in cui ad esempio sono tornati alla luce addirittura impianti fognari e canali per l'acqua, di un'efficienza straordinaria per il tempo. Nei pressi della città, il fiume Shapur scorre in una stretta gola con pareti rocciose verticali.
E qui, secondo le loro abitudini, i re sasanidi incisero importanti rilievi commemorativi, tesi naturalmente a glorificare l'impero e la persona del re. Ecco allora la sottomissione dei capi sconfitti, da Filippo l'Arabo a Gordiano III, fino all'umiliazione dell'imperatore Valeriano che, come narra la leggenda, dopo essere stato sconfitto per mano del re, fu obbligato a inginocchiarglisi davanti per essere usato come piedistallo quando questi voleva salire a cavallo. Ma altri rilievi ben più importanti e maestosi ci aspettano. È il momento di entrare nella vera storia di questo bellissimo paese. Ci dirigiamo quindi verso Nasherostam, una spettacolare necropoli reale achemenide, dove sono conservati i resti di quattro grandi imperatori persiani: Dario il Grande, Dario II, Serse e Artaserse, vissuti nel VI-V secolo a.C. Le tombe sono scavate completamente nella montagna e appaiono immense, come grandi aquile con le ali spiegate. Le facciate sono ricoperte di decorazioni e iscrizioni in cui campeggiano le immagini dei sovrani in adorazione del fuoco di Ahura Mazda, il simbolo della religione zoroastriana, sostenuti come di consueto dai rappresentanti delle nazioni soggette all'impero. Sotto le facciate appaiono poi otto rilievi che risalgono ad un'epoca molto posteriore, quella della dinastia sasanide, e che ritraggono varie scene di conquiste imperiali e di investiture reali. Accanto alle tombe, infine, una grande e misteriosa torre, nota come Cubo di Zarathustra, è ritenuta un antichissimo tempio del fuoco o anche un tempio funerario achemenide destinato al culto reale. La più celebre e suggestiva tomba di tutto l'Iran si trova però nei pressi di Shiraz, a Pasargadeh. Il mausoleo di Ciro il Grande sorge all'ingresso di quella che fu la meravigliosa città voluta dal celebre monarca nella metà del VI secolo a.C. Si tratta di un solenne e semplice cubo di pietra che al tramonto assume un aspetto suggestivo e nobile e che mostra tutto il simbolismo voluto dai suoi costruttori per esaltare la memoria e la dignità del grande re. Intorno, lunghi scavi stanno riportando alla luce l'antica e sicuramente meravigliosa città, i cui resti riaffiorano dalle memorie del passato, facendoci immaginare come potesse essere la città di un re dei re.
Ma la testimonianza più spettacolare e suggestiva di cosa intendessero gli imperatori persiani per luogo di dimora e rappresentanza la scopriamo ancora a poca distanza da Shiraz, ed è un luogo che evoca ancora la leggenda e la grande storia. Siamo a Persepolis, la prima mitica capitale dei re Achemenidi, voluta sempre nella metà del VI secolo a.C. da Dario I il Grande. La città all'epoca era di uno splendore senza pari. Posta su un altopiano, la città era circondata da mura alte 10 metri ed era raggiungibile tramite un'immensa scalinata, ancora oggi perfettamente conservata. La prima immagine che ci accoglie è quella della maestosa Porta delle Nazioni, la prima ad immettere nella città, le cui colossali dimensioni danno subito l'idea della straordinaria grandezza che doveva colpire chiunque la visitasse. I resti della città ci raccontano che essa era arredata di palazzi, sale, archi e colonne senza fine, il tutto in una grandiosità di dimensioni e colori da lasciare senza fiato. Ecco allora le grandi porte, gli infiniti rilievi murari che descrivono la vita del palazzo e del re con accuratezze di dettagli che ce li fanno apparire come un grande libro fotografico sul passato. L'immensa Apadana, dove il re teneva le udienze imperiali, e poi il palazzo di Dario, quello di Serse, la sala delle 100 colonne, un'immensa tomba reale scolpita nella montagna e decine di altri reperti che fanno di questo luogo uno dei siti archeologici più importanti e spettacolari del mondo. La città era di una ricchezza senza pari. Colonne e capitelli erano dipinti in colori vivaci. Dappertutto legno, tappeti, pesanti tende tessute in oro, vesti sontuose, profumi sparsi in ogni ambiente. Tutto fa pensare che questa favolosa residenza fosse destinata a cerimonie incentrate sulla venerazione dell'imperatore da parte di nobili e funzionari che, pur governando paesi lontani, non esitavano a mostrare la loro lealtà verso l'imperatore centrale. Possiamo quindi immaginare la vita che doveva scorrere dentro queste mura, i sontuosi ricevimenti, le grandi udienze, soprattutto all'arrivo dei delegati delle 28 nazioni vassalle della Persia, che portavano periodicamente tributi e offerte al sovrano. Purtroppo tutto questo splendore terminò in un triste giorno del 331 a.C., quando il grande Alessandro Magno riuscì a conquistarla, demolendo in pochi mesi un impero che da secoli sembrava indistruttibile. La città, si dice, possedeva la più grande biblioteca del mondo antico orientale, che fu per fortuna salvata dallo stesso conquistatore che fece tradurre in greco tutti i suoi volumi. Poi iniziò la sistematica depredazione. Secondo Plutarco, Alessandro utilizzò 10.000 muli e 5.000 cammelli per trasportare le immense ricchezze trovate.
Quindi, con un atto che sconcerta ancora oggi gli storiografi, il grande condottiero ordinò di distruggere la città col fuoco, appiccando sembra per primo le fiamme. La motivazione ufficiale fu la vendetta, voluta per punire la profanazione di Serse, che proprio col fuoco aveva distrutto l'acropoli di Atene molti anni prima. Diodoro Siculo, però, uno storico contemporaneo di Augusto, ci racconta che il condottiero, ubriaco, fu istigato al folle gesto dal desiderio di una donna dai costumi non proprio irreprensibili, Taide, ricordata persino da Dante nella sua commedia. Triste fine per la città dei re, fatta scomparire dal capriccio di una cortigiana.